Cuore! E allora? Eh sì, cuore, è normale, è proprio quello il problema. Che approfondendo un po' la situazione del problema di Irene, è proprio quello, porta questi sbalzi di temperatura corporea, di febbre, insomma, alza, abbassa, e poi ti dà spossatezza, inappetenza. Lo so, cuore mio, ho approfondito un po' la situazione. Comunque, cerca di sforzarti a mangiare, cuore mio. E poi un'altra cosa volevo chiedere, ma quelle compressine che aiutano a nutrirti, te le stanno comunque dando? Cioè, quelle che davano in quel di Milano, insomma. Perché quelle comunque erano di pranzi completi, dei pranzi, delle cene complete, insomma. No, volevo sapere, cuore mio, magari un po' si sopperisce, sai, il problema, magari con una compressa ti nutri un po', perché lì è tutto concentrato, insomma. Eh sì, cuore, anche i reni, quelli producono i globuli rossi. Il problema è pure quello, cuore. Mannaggia la miseria, mannaggia. Tutto appresso a noi, cioè voglio dire, tutto appresso a noi. Babbo, dai, dai, non ti preoccupare, tanto mo stiamo arrivando, cuore, dai. No, l'unica cosa, perché secondo me Leli viaggia di giorno, non può viaggiare di sera. È difficile che tu arrivi in serata, cioè secondo me partirai in mattinata. Io credo con Leli un paio di ore stai qua, non di più. Che considerando che viaggiano a 300 all'ora, sono 600 km, vabbè, poi si devono alzare, poi devono atterrare. Secondo me 2-3 ore di tempo massimo per lo spostamento, capito cuore? Oh, mi raccomando, vabbè, ma tanto loro sicuramente ti metteranno, sai, quelle gabbie in cellophane che ti mettono dentro, sicuramente faranno qualcosa, ti prepareranno, insomma, per la partenza. Stai tranquillo, cuore, stai tranquillo. Ma vabbè, ci dobbiamo da fare, cuore mio, ci dobbiamo dare da fare. Come arrivi, subito ci dobbiamo mettere al lavoro, dobbiamo curarci per bene, cuore mio. Una bella diagnosi fatta per bene, controllare tutti gli organi, vedere, eh sì, cuore, perché insomma, se questi reni sono stati colpiti, dobbiamo fare attenzione, ancora poi si spostano in altre parti del corpo. Vabbè, ma sicuramente loro l'avranno già verificato, però sicuramente verificheremo di nuovo tutto, cuore mio, perché devono essere precisi, devono fare attenzione, insomma. Vabbè, c'è anche la cura dell'immunoterapia, però non so se fino a quanto può essere efficace. Cioè, praticamente stimolano gli immunoricettori e quindi vanno poi a combattere. Ma io penso che loro abbiano già valutato il tutto. Comunque sicuramente verrà rivalutato il tutto, verrà assolutamente vista per bene tutta la situazione. Esigo che debba essere vista a 360 gradi il tutto, insomma. Capito, cuore mio? Vabbè, mo, stai tranquillo, cerca solo di fare queste piccole cose, di cercare di sforzarti di mangiare un po' di più, capito, cuore mio? E soprattutto vedi anche questo fatto di queste compresse per la nutrizione che aiutano comunque ad assorbire cibo all'interno dell'organismo, capito, cuore? Babbo, dai, dai, oggi è già giovedì, e che cazzo, cioè è passato già, dai. Questi altri 3 giorni sono venerdì, sabato e domenica. Comunque lunedì le previsioni sono sole. E beh, arriva il My Brother. È normale che
ci deve essere il sole, è normale. E sì, si alzano pure un po' le temperature, capito? È un po' tutto, anche se comunque viaggiando comunque ci sono temperature, non è che fa freddo, voglio dire, hanno comunque nell'elicottero comunque si sta caldi. Dai, ti farei un bel viaggetto. Vabbè, meno male che c'è questa possibilità comunque per abbreviare un po' i tempi del trasferimento. Eh sì, perché considera comunque con l'ambulanza, cioè devi andare veloce quantunque, però le 6 ore, 7 ore ci vogliono, 6-7 ore comunque ci vogliono. Invece così, diciamo, è la metà del tempo, capito, cuore mio? Sarà bellissimo vederti quando arrivi nei lì. Vabbè, non vedo l'ora, cuore mio, non voglio adesso stare a dilungarmi più di tanto perché abbiamo preso troppe delusioni e ci siamo beccati anche troppe illusioni. Quindi attendiamo, incrociamo le dita e speriamo che tutto vada bene. Sì, andrà tutto bene sicuramente, però per scaramanzia incrociamo le dita, va bene? Senti, cuore, niente, sto andando a prendere Giuseppe e niente, oggi mangia qua dalla nonna, poi oggi va al dopo scuola, solita routine, insomma. Ma oggi pomeriggio devo portare il macchinone. No, devono installare il coso del satellitare per l'assicurazione. E quindi devo portarla alle 3:30 più o meno. Quando accompagno Giuseppe al dopo scuola, poi gliela vado a lasciare. Lo dico, fammela presto che mi serve ancora. C'è urgenza da parte del my brother. Pronti per partire. Pronti, pronti. Capito, cuore? Il macchinone. Va bene, cuore mio, va bene, dai. Ti lascio mangiare e dai, poco poco alla volta, mangia piano piano, non ti preoccupare, capito, cuore? Metti dentro lo stomaco qualcosa che ha bisogno, capiamo veramente, cerchiamo di comunque di aiutarci, capito, cuore mio? Aiutarci a mangiare. Va bene, cuore. E ci sentiamo dopo, ok? Se ci sono novità fammi sapere, qualsiasi cosa, tu lo sai che sono sempre in pronto a tutto, insomma. Va bene? Fammi sapere, cuore, fammi sapere, dai. Dai, cuore mio, dai. Un bacio, un cuore e un abbraccio mega galattico. Mangia, cuore, sforzati, dai. Ciao, cuore mio.